Continuiamo con il nostro specialissimo Sanremo 2017. Sono con noi al telefono la Rua. Ciao ragazzi, ciao Davide, ciao, dovresti essere ciao, tu. Ciao a tutti, ciao. Ciao Davide, allora sappiamo che siete impegnatissimi, quindi cercheremo di portarvi via pochissimo tempo. Allora, in giro per Sanremo. Esatto, in giro per Sanremo. Sono tutti amareggiatissimi, devo dire, per la vostra esclusione dalle nuove proposte, perché voi vi eravate appunto candidati come diciamo nuove proposte, come nuovi giovani. Però comunque Carlo Conti ha mantenuto la promessa, infatti vi ha dedicato una parte del festival, è vero? Esatto. È successo... c'è stata una specie di rivolta quella sera da parte sia in sala sia sul web, quindi Carlo Conti poi ci ha fatto un regalo grandissimo, ci aveva fatto questa promessa e ha mantenuto la promessa facendoci il regalo della sigla. Esatto. Dopo Festival, che è Tutta la vita, questa vita, il nostro ultimo singolo. Che tra poco ascolteremo, quindi appena insomma chiuderemo questa intervista. E voi, tra l'altro, parlando proprio del Dopo Festival, stasera vi esibite proprio, vero? Sì, esatto. Stasera saremo al Dopo Festival e ci esibiremo con questo singolo che è la sigla, appunto. Sì, e allora facciamo una breve storia. Voi siete nati nel 2004 dalla provincia di Ascoli Piceno. Sì. E come siete nati, quindi come vi siete formati, proprio come nascono in La Rua? Sì, allora siamo nati pian piano, nel senso che alcuni di noi erano già presenti nel 2004. Piano piano si è formata la band La Rua, diciamo, ed è partito il progetto La Rua. Tutto questo è successo in particolar modo nel 2009, quando c'è stato l'incontro artistico con il nostro coautore e produttore attuale, che è Dario Faini, e da lì abbiamo preso appunto la strada del new folk e abbiamo cominciato a scrivere i nostri pezzi, che sono delle dichiarazioni di appartenenza, come Non sono positivo, che è stato il primo singolo che ci ha permesso di andare agli MTV Awards, MTV Italia. Sì. E poi da lì, primo maggio nel 2015, l'esperienza di Amici, e adesso siamo qua. Nella squadra, se non ricordo male, con Emma ed Elisa, giusto? Esatto, squadra bianca con Emma ed Elisa, c'erano anche Lele ed Elodie che sono assenti, abbiamo visti poco fa, quindi ci fa... Qual è il vostro preferito, i vostri preferiti di questo festival? Allora, tra i big siamo tutti abbastanza concordi su Moro. Sì, tra l'altro Daniele molto ha bravo, grande... sì. Ha un bellissimo pezzo. Daniele, tra l'altro, è molto legato anche affettivamente a lui, al di fuori dell'ambito musicale. Sì. Tra i giovani sono tutti bravissimi, il livello è molto alto, lo dimostra già il fatto che Maldestro, che ha un bellissimo brano, abbia già vinto il premio come miglior testo, appunto. Quindi sarà una gara all'ultimo sangue. È vero. Vabbè, stasera insomma vedremo chi vincerà, perché stasera avremo il vincitore delle nuove proposte. Senti, ti lascio andare, solo questo ti chiedo. Voi ci avevate provato già nel 2014, perché eravate tra i 60 selezionati per partecipare a Sanremo nelle nuove proposte. Ci proverete ancora? Allora, nel momento in cui avremo il brano che ci rappresenterà meglio, assolutamente, perché comunque Sanremo è un palco che tutti i musicisti sognano, esatto. Ma vorremmo essere sicuri di avere il brano giusto che ci rappresenta e ci rappresenti nella miglior maniera possibile, insomma. Quindi avremo il brano giusto per Sanremo. Esatto, è la scelta migliore. Allora Davide, noi ti ringraziamo ovviamente, salutaci anche tutti gli altri componenti del gruppo. Ti saluto assolutamente. E noi a questo punto aspettiamo di vedere la vostra esibizione stasera nel salotto di Nicola Savino. Sì, grazie mille. Stasera, al Dopo Festival. Noi intanto ascoltiamo la vostra Tutta la vita, questa vita, ringraziando ancora La Rua. Grazie mille, ciao.